Giuseppe e Chiara, i fidanzati di C'è posta per te hanno aperto un negozio dopo la puntata con Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. C'è posta per te, Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, cosa è successo ai fidanzati Giuseppe e Chiara dopo la puntata?. Dopo la partecipazione a C'è posta per te è cambiata la vita di Giuseppe e Chiara, i fidanzati siciliani che non potevano sposarsi a causa delle scarse risorse economiche. Il ragazzo infatti non guadagnava più di 400 euro al mese, nonostante le 12 ore di lavoro, e non poteva contare sull'aiuto della famiglia. Giuseppe è stato abbandonato da bambino ed è stato cresciuto dalla nonna, deceduta qualche anno fa. Oggi la vita del giovane è decisamente cambiata. Insieme a Chiara, come fa sapere Fanpage, ha aperto un'attività di rivendita di caffè. L'inaugurazione è avvenuta un mese fa a Palermo, la città dei due. L'augurio di Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, presenti in puntata come ospiti, ha dunque portato fortuna a Giuseppe. La showgirl svizzera ha donato a Giuseppe la stessa borsa ricevuta durante il primo appuntamento col marito. A me ha portato fortuna, ha spiegato la Hunziker, augurando la stessa sorte al siciliano. Michelle Hunziker e i Trussardi commossi per la storia di Giuseppe e Chiara. Ci avete ucciso stasera, un attacco cardiaco. Non credo nelle casualità e mentre ascoltavo la storia ci siamo resi conto di esserci conosciuti e fidanzati nel 2011. A Palermo abbiamo concepito solo dopo aver chiesto una grazia. Il vostro è un grande amore. La vita non è sempre stata facile, ma stasera Giuseppe vuole fare un regalo a te che sei il suo angelo. Sarai protagonista di una promessa d'amore indimenticabile, ha dichiarato Michelle Hunziker dopo aver ascoltato visibilmente commossa la storia di Giuseppe e Chiara a C'è posta per te.